Il dibattito di Omnibus, le 8:01, allora tanti temi oggi di cui parleremo, in particolare insomma la politica in vista del vertice di maggioranza di venerdì, continua insomma questo batti e ribatti all'interno della maggioranza stessa sui temi legati alla cittadinanza, all'autonomia e ancora alle regionali, insomma, e sullo sfondo c'è sempre da capire insomma come sarà la prossima manovra di governo. Per quanto riguarda invece l'opposizione, insomma, si va avanti a colpi di veti, potremmo dire così, in particolar modo nei confronti di Matteo Renzi per un allargamento, diciamo, al centro del campo largo, ma anche all'interno del Movimento 5 Stelle, insomma, continua questo dualismo tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sul futuro del Movimento stesso e anche sulla politica estera del Movimento, e qui impatta inevitabilmente anche nel campo largo, nell'opposizione, per capire qual è il posizionamento del Movimento stesso sia per quanto riguarda le presidenziali negli Stati Uniti e anche sulla guerra in Ucraina. Guerra in Ucraina che ieri ha vissuto una giornata molto pesante, ci sono stati 7 morti per un massiccio bombardamento in territorio ucraino e anche alle porte di Kiev. Anche questa mattina, leggo le agenzie, un morto e 2 feriti, la Federazione russa che ha lanciato, vi leggo un'ANSA, per il secondo giorno consecutivo un massiccio attacco combinato. Nella notte sono stati lanciati missili principalmente in direzione delle regioni occidentali, provocando la dichiarazione di allerta in tutto il paese. Questa è la situazione. Vedremo anche se nella guerra in Ucraina, e sarà la seconda parte del nostro dibattito, impatterà l'arresto del magnate informatico, del fondatore di Telegram, Pavel Durov, e quali implicazioni appunto avrà. Tutto questo poi fa scaturire un dibattito sulla libertà di informazione. Insomma, tanti, come dicevo, gli argomenti. Vado a presentare gli ospiti. Qui in studio assieme a me Federica Fantozzi, HuffPost. Buongiorno. Vedo collegata Sarina Biraghi per La Verità. Buongiorno, grazie. Do il buongiorno al vicepresidente della Camera, esponente di Forza Italia, Giorgio Mulè. Buongiorno, grazie. E buongiorno anche all'europarlamentare del Partito Democratico, Matteo Ricci. Buongiorno, Ricci. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo dalla politica e partiamo dal punto che è fatto ieri sera nel TG delle 20, Andrea Molino. Al vertice del 30 agosto parleremo di manovra, non di cittadinanza. Antonio Tajani rispedisce al mittente le critiche di chi, dalla maggioranza, vedi la Lega, considera le posizioni di Forza Italia un rischio per il governo. Non c'è nessuna possibilità che il governo cada. Ognuno è libero di fare proposte. Io rivendico il diritto di dire ciò che ritengo giusto per tutelare l'interesse del nostro paese, dice il vice premier in un'intervista a RTL 102.5, nella quale però ribadisce anche le perplessità di Forza Italia sull'autonomia differenziata. Era nel programma, noi l'abbiamo votata, ma deve essere un'autonomia che garantisca a tutti i cittadini italiani, da nord a sud. Per questo abbiamo chiesto che vengano approvati prima i LEP, ovvero i livelli essenziali delle prestazioni, che dovranno essere uguali per tutte le regioni. Tajani ripete che la cittadinanza ai figli degli stranieri residenti in Italia, lo ius scholae, è un tema che va affrontato, ma non è centrale in questi giorni. Nel vertice di venerdì ci concentreremo sulla manovra economica, puntando alla crescita. Una manovra per il ceto medio, la definisce il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Foti. È indispensabile il mantenimento del taglio del cuneo fiscale, l'abbassamento della pressione fiscale e per le imprese la maxi deduzione per chi assume. Il contesto economico però è tutt'altro che semplice e lo sa bene il ministro dell'economia Giorgetti, che predica prudenza. E giorni fa, ospite del meeting di Rimini, si è lamentato dei limiti imposti dal nuovo patto di stabilità europeo. E a proposito di Europa, il vertice a 3, Meloni, Salvini, Tajani, oltre a fare il punto sulla manovra e sugli altri nodi, vedi i nuovi vertici RAI, servirà anche ad ufficializzare il nome del commissario europeo, che va comunicato a Bruxelles entro il 31. Sarà, salvo clamorose sorprese, Raffaele Fitto, attuale ministro degli affari europei e del PNRR. Allora, parto da Giorgio Mulè, che in questo momento si trova in Sicilia, a Palermo. Ieri dove è stato, Mulè? Ieri ho fatto una visita al carcere del Lucciardone di Palermo, che è un carcere complicato, complicato non tanto per il sovraffollamento quanto per la struttura, che è una struttura che risale al 1800, ma che deve vivere il nostro tempo e quindi fa i conti con una situazione logistica
assai complicata, per cui ieri abbiamo fatto una visita approfondita in un carcere dove bisogna molto spingere sull'umanità, sull'umanizzazione del carcere, molto si è fatto, tanto c'è da fare, e soprattutto sull'assistenza alla polizia penitenziaria. Vi dico soltanto un dato: ci sono molte sezioni che sono di 4 piani, dove ovviamente non ci sono ascensori, per cui c'è 1 o 2 agenti di polizia penitenziaria che devono fare su e giù in turni che durano 8 ore. Quindi insomma, questo vi dà l'idea di un carcere complicato al di là della sofferenza e di tutto ciò che comporta. E questo è uno degli altri temi, assieme a quello che dicevamo, cittadinanza, autonomia, che insomma hanno fatto parecchio discutere e hanno messo anche Forza Italia insomma al centro del dibattito. Allora, le leggo un passaggio dell'intervista che ha fatto oggi Marco Cremonesi al ministro Roberto Calderoli. Domanda. Già sorride Mulè. Forza Italia ha sollevato le questioni delle carceri, dell'autonomia e dello ius scholae. Forza Italia si sta riposizionando, è un problema per il governo? E qui la risposta di Calderoli è a dir poco, diciamo, netta, nonché ironica. No, ogni agosto ci sono le stelle cadenti, i temporali e i fuochi d'artificio nelle sagre. A fine agosto tutti se ne dimenticano. Diciamo, con una battuta, meglio questo del papete, diciamo, quindi almeno questo non provoca danni irreversibili. Ma guardate, agosto è sempre stato così. Adesso poi arriva il meeting di Rimini, che è una specie di spartiacque tra ciò che si discute in estate e ciò che poi deve succedere alla Ho capito, quindi tutto quello che ha fatto Forza Italia in questo lo dobbiamo derubricare a fuochi d'artificio in una sagra? No, mi riferisco alle polemiche all'interno dei partiti. Dopodiché siamo nelle carceri, e sulle carceri è un problema terribilmente serio che bisogna continuare ad affrontare con la stessa serietà con la quale abbiamo iniziato a fare prima della pausa di agosto. C'è il problema delle loro ius scholae, verissimo. Sappiamo tutti che però a settembre inizia una sessione di bilancio particolarmente impegnativa quest'anno. Il 27 di settembre è attesa la nota di aggiornamento, subito dopo comincia il cantiere parlamentare, ma già adesso vanno definite le priorità, e sicuramente da qui a dicembre bisogna dare risposte a tutti i cittadini italiani, e materialmente, dico proprio con il calendario alla mano, non ci sarà tempo per avviare quella che è una riforma, a mio giudizio, necessaria, che non riguarda soltanto lo ius scholae, ma riguarda la cittadinanza e i criteri della cittadinanza in generale, in un momento in cui però, ripeto, le priorità, cioè ciò che è necessario fare, impone per i tempi della politica di bilancio altre scelte e altre priorità. Vado da Matteo Ricci, poi veniamo all'altro tema insomma toccato nell'intervista di Calderoli, che è l'autonomia, e anche lì Forza Italia ha le idee abbastanza chiare. Matteo Ricci, sul tema della cittadinanza, l'apertura a un eventuale ius scholae, ci sono al momento almeno 3, vado a memoria, insomma, proposte da parte del Partito Democratico sul tema della cittadinanza. Potrebbe essere, dal suo punto di vista, un buon punto di caduta? Bersani ieri alla festa dell'unità, l'altro ieri alla festa dell'unità, ha detto: un conto sono le parole, un conto poi sono i fatti in Parlamento. Questa è la questione. Sicuramente sarebbe un passo avanti. Noi siamo per lo ius scholae, ma lo ius scholae sarebbe sicuramente un passo avanti per fotografare la contemporaneità del nostro paese, cioè la società nella quale viviamo, e dare dei diritti a coloro che nascono qua, che studiano qua e che hanno gli stessi diritti dei nostri figli. Non si capisce perché debbano aspettare 18 anni per poter richiedere la cittadinanza. E è una battaglia di civiltà che ha avuto tanti stop and go in questi anni. Noi abbiamo anche la colpa, se vogliamo, quando avevamo la maggioranza del Parlamento, di non essere andati fino in fondo, quindi ognuno ha le proprie responsabilità. Però credo che questa cosa di Forza Italia, se non depositano nessuna proposta di legge, è un bluff, nel senso che vogliono posizionarsi in maniera differente dentro il centrodestra. Questo è positivo. In realtà, diciamo, una data già esiste, che è il 20 settembre, insomma, dove c'è la possibilità da parte del... È uno di quei temi, insomma, che l'opposizione può mettere al centro del dibattito, e poi vedere, insomma, se c'è la sponda da parte di Forza Italia. Vedremo, insomma, se nel vertice di maggioranza arriverà una proposta unitaria. Prego, Ricci. Io penso che se Forza Italia ha il coraggio di presentare una proposta di legge sua sullo ius scholae, penso che le opposizioni, pur essendo per lo ius soli, appoggerebbero questo primo passo importante verso una battaglia di civiltà. Il problema è se vogliono passare dalle parole ai fatti, se vogliono soltanto distinguersi dentro la maggioranza, oppure distinguersi in una forza politica che sui temi dei diritti civili
vuole aprire una fase nuova, quindi se vogliono davvero passare dalle parole ai fatti serve una proposta di legge, io sono convinto che le opposizioni la voterebbero. Fantozzi arriverà tanto. Arriverà? Ma certo, arriverà, perché adesso la ripresa, si riuniscono i dipartimenti di Forza Italia proprio per mettere a punto la proposta di legge che riguarda lo Ius Scholae, e non solo, sarà depositata, dopodiché nei tempi parlamentari verrà discussa, ci sarà il confronto che ci deve essere e andrà avanti, perché sui diritti, ripeto, non possono esserci bandierine di partito. Apprezzo l'onestà intellettuale di Matteo Ricci nel riconoscere che era una riforma che si poteva fare e che quella parte politica, quando ha avuto la possibilità, non l'ha fatta. Non è un gioco di posizionamento, il posizionamento lo fai con i fatti, la gente smaschera i bluff, i tweet e gli annunci in meno di nulla, quindi su questo bisogna essere seri e conseguenti, e saremo seri e conseguenti. Però torno sulle parole di Calderoli, insomma, sui fuochi d'artificio estivi. È un tentativo, chiedo a Federica Fantozzi, insomma, di derubricare il tutto per dire che le priorità sono ben altro, e che è un problema che comunque per la Lega, ma anche all'interno di Fratelli Italia, non è proprio centrale. Le parole di Calderoli le avevo lette anche io, mi avevano colpito come passaggio dell'intervista, perché sono molto liquidatorie, non voglio dire ai limiti dello sprezzante, ma sicuramente molto, appunto, volte a derubricare. Non c'è dubbio così. Che la Lega abbia avuto questo atteggiamento sin dall'inizio, perché c'è stato subito un post che ha messo vicini, no, Elly Schlein e Tajani, è subito andata all'attacco, ha subito detto Forza Italia può pensare quello che vuole, può dire quello che vuole, però poi insomma si voterà in un altro modo, addirittura ha messo in campo l'ipotesi che possa cadere il governo, perché per Salvini questo è un tema fondamentale. Non dimentichiamoci che Salvini, la Lega di Salvini adesso è anche la Lega del generale Vannacci, e sappiamo come la pensano. Dopodiché mi sembra che già il dibattito di adesso abbia chiarito che dalle parole si deve passare ai fatti, e che le idee poi vanno tramutate in proposte di legge, andranno calendarizzate e o vengono poi votate o vanno alle calende greche, quindi si vedrà. Mulè ha detto con chiarezza che la priorità è la sessione di bilancio, ha ragione, lo pensa anche Giorgetti, ma lo dice il buon senso, però niente impedisce che in parallelo, in tempi più lenti e più lunghi, possa andare avanti questo dibattito meritorio. E aggiungo una cosa, la proposta di Forza Italia, per quello che sappiamo finora, parla di 2 cicli di studi, cioè di 10 anni, significherebbe alla fine anticipare dai 18 di oggi ai 16, non è una proposta, non è uno stravolgimento, una proposta rivoluzionaria, quindi si può anche andare a vedere, di stanare Salvini su questo, visto che Zaia, Federica si sono detti contrari, però hanno fatto delle controproposte sulla burocrazia. Si sono lamentati dal fatto che la burocrazia, che poi da questi 18 anni di cittadinanza poi si arriva almeno a 20. Secondo me sarebbe interessante andare a vedere se quello di Salvini poi è un bluff o se, diciamo, lo dico brutalmente, si impicca politicamente alla cittadinanza. Sarà interessante capire cosa dice Giorgia Meloni quando torna, perché la posizione di Fratelli Italia finora è stata diversa da quella della Lega, più silenzi, più non è una priorità, non è urgente, però poi nel merito una posizione compiuta ancora c'è, quindi vediamo fine agosto cosa ci regala. E poi non c'è giornata in cui non si tira in ballo Silvio Berlusconi, e vado da Sarina Biraghi, perché anche oggi, insomma, la domanda su Silvio Berlusconi è stata fatta a Calderoli, la risposta è se il richiamo ai diritti venisse da lui lo ascolterei. Allora, tutto per non dire che il richiamo, se viene da Silvio Berlusconi lo ascolto con la massima attenzione, se viene da altri ne discutiamo, come anche di tante altre cose. Sarina, perché questo continuo? Perché è cominciato prima Matteo Salvini facendo vedere, insomma, una vecchia intervista, ha risposto poi Forza Italia facendo vedere, c'è sempre questa lotta al Berlusconi pensiero. Immortale. Ma probabilmente perché di Berlusconi non c'è solo una considerazione, ma c'è stato almeno un rapporto amicale importante. Infatti, c'è una legacy politica, come direbbero gli inglesi, insomma, esatto, una verità. C'è qualcosa un po' di più, diciamo, nel rapporto umano che c'è stato tra di loro. Certo è che intanto, come giustamente sosteneva l'onorevole Ricci, ci si poteva pensare anche prima, perché noi arriviamo a discutere di Ius Scholae, Ius Soli, Ius Studi, cioè qualsiasi cosa, Ius Culture, sempre nei momenti dopo le Olimpiadi abbiamo visto la squadra italiana
composta sì. anche da immigrati, da seconde generazioni peraltro, oramai stiamo alle seconde generazioni e quindi ci ricordiamo di questo Ius Scholae. Fermo restando che mi pare che anche Tajani abbia un po', dopo la prima uscita, sia stato un po' più cauto nel dire comunque non è una priorità, comunque non ne parliamo ora e comunque mi pare chiaro che all'interno della coalizione bene le proposte, bene i distinguo, ma poi forse l'idea di votare insieme alle opposizioni da parte di un partito della coalizione di maggioranza sia comunque un po' dubbioso e non farebbe bene alla maggioranza di governo. Quindi credo che Forza Italia in questo momento, che è tanto impegnata, mi pare anche in una quasi in una continua campagna elettorale con Tajani che continua a dire che noi siamo alla conquista dello spazio tra Giorgia Meloni e Die Schlein, beh insomma è comunque cauto perché la coalizione non si tocca, la coalizione è solida, la coalizione non viene intaccata come ripeto dalle proposte. Le proposte si possono fare, si possono calendarizzare, poi come non ci sono arrivati quelli dell'opposizione, chissà se ci arriverà questa maggioranza allo Ius Scholae, che poi mi pare appunto che siano veramente appunto non 5 anni, 10, non 16, ma non 18, ma 16, cioè sono veramente, come dire, cavilli che servono, non sono fuochi d'artificio, ma servono a portare fuori delle discussioni, delle diversità all'interno di una coalizione che insomma è sempre abbastanza anche che sempre dire, giova vivace, sempre ricordarlo e, i cavilli poi parlano della vita quotidiana delle persone insomma poi no, ha ragione Sabina Biraghi a dire che votare diciamo un eventuale voto adesso stiamo ragionando di scenari che non ci sono no di Forza Italia con le opposizioni sarebbe sicuramente molto forte, forse per Salvini dice deflagrante, poi però sui diritti a livello per esempio in Veneto Zaia si è differenziato no, sul fine vita da Salvini anche nel voto e tutto questo non ha avuto conseguenze, è chiaro che una cosa sono le regioni, una cosa è il governo nazionale, però i diritti poi sono un tema diverso da appunto il programma di governo. Noi parliamo di Ius Scholae mentre in Germania c'è chi dice che bisogna espellere con più rapidità dopo e questa è successo, la notizia che riguarda insomma la scelta del governo Scholz insomma di cambiare le politiche migratorie in Germania. Cioè di restringere proprio i tempi dell'accoglienza. Oh, invece sul tema delle autonomie, oggi che cosa dice Calderoli? Allora, sul referendum dice in realtà non me ne frega niente, le firme sono state raccolte dalla piattaforma digitale attivata dal governo, ma questo per me rappresenta un vulnus rispetto a una Costituzione che aveva fissato il numero delle firme quando si dovevano raccogliere in cartaceo, non dal divano. Non teme che l'autonomia possa essere bocciata? Io temo che qualunque sia il risultato, la frattura nel paese ce l'avrai. In ogni caso, ammesso e niente affatto concesso che il referendum si celebri e passi l'abrogazione, diventerebbe automaticamente il referendum del Sud contro il Nord. Qualcuno vuole assumersi la responsabilità di spaccare il paese? Io sono contrarissimo a uno scontro del genere. Credo davvero che sia un esito che non conviene a nessuno. Allora chiedo a Mulè di commentare queste parole e soprattutto capire se dal suo punto di vista arriveranno prima il referendum o prima i LEP. Perché poi è quello che cercate di capire anche all'interno di Forza Italia. In quella stessa intervista va dato atto della lealtà a Roberto Calderoli quando afferma che nulla si farà se non vengono definiti i LEP e aggiunge che è già al lavoro. Alla fine dell'anno saranno pronti alcuni LEP fondamentali che riguardano la sanità, l'ambiente, il governo del territorio, quindi materie ultra sensibili su quali si è sviluppato giustamente non solo il dibattito ma un'attenzione che da parte nostra è altissima sulla definizione delle LEP. Il ministro dice nulla si farà e vi garantisco che entro la fine dell'anno questi saranno i primi già fatti e aggiunge che nel frattempo su materie non soggette al LEP bisogna attendere e quindi mi riferisco per esempio al commercio internazionale è inutile fare delle fughe in avanti. A me sembra tutto di buon senso perché rispetto a quello che era una volontà di un partito della maggioranza che aveva posto dei paletti sui LEP e sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dice che il percorso sarà ordinato secondo quello che si era stabilito. Poi, se si arriverà al referendum, giocheremo il referendum con le ragioni a quel punto eccellenti rispetto a un percorso legislativo che è compiuto e non disordinato. Ricci?
Ma le battute di... Le chiamo battute perché dentro quell'intervista ci sono diverse battute abbastanza comiche di Calderoli. Sono così, fanno sorridere perché hanno portato avanti un disegno di legge, una legge ormai che ha spaccato il paese. Non hanno coinvolto le opposizioni, o meglio, non sono riusciti a coinvolgere le opposizioni. C'è una contrarietà sociale nel paese rispetto a questa legge. Passa dai sindacati, passa dagli industriali, abbiamo sentito anche le parole al meeting di Rimini, la CEI. E poi si accusa il referendum, che coloro che propongono il referendum, coloro che firmano per il referendum, di responsabilità rispetto alla divisione del paese. Tutto surreale. La verità è che questa legge non la difende nessuno. Io conosco decine e decine di amministratori, e non solo amministratori, di centrodestra che non condividono questa legge. Infatti non la difende quasi nessuno, ogni tanto ne parla Zaia e finisce lì. Non c'è un esponente di centrodestra che davvero difenda questa legge, anche dentro Fratelli d'Italia, non solo dentro Forza Italia. E penso che l'esito del referendum sarà un esito del tutto aperto anche in termini di partecipazione, perché poi i referendum che hanno una loro capacità di coinvolgimento sono i referendum dove il messaggio si riesce a semplificare, di solito questo è stato nella storia. E quando ho visto le persone ai banchetti a firmare e commentare il fatto che avessero appunto appena firmato, dicendo perché io ho firmato perché io sono italiano, mi sento italiano, voglio un'Italia unita, questo messaggio, il messaggio che nel paese è passato, e siccome penso che la stragrande maggioranza degli italiani voglia un'Italia unita, non divisa in 20 staterelli con un centralismo regionale deleterio, e vogliono un paese più unito, non un paese più diviso, io credo che l'esito referendario sarà un grande autogol per il centrodestra e per l'arroganza con la quale hanno portato avanti questa legge, appunto di parte, esclusivamente per uno scambio tra forze politiche, alla Lega e l'Autonomia, a Fratelli d'Italia il premiariato, in uno scambio tutto politico che non ha nulla a che fare con le esigenze dell'Italia, perché l'Italia in questo momento non dovrebbe essere differenziata, dovrebbe essere ricucita. Abbiamo tante differenze, divisioni sociali e territoriali che andrebbero ricucite, e credo che la maggioranza degli italiani si esprimerà questa volta con il voto al referendum. È anche un grande esperimento di partecipazione, perché sappiamo che il problema dei referendum è da sempre il quorum. In una battuta, Mulè, invece. Prego, se vuole rispondere a Ricci, poi le chiedo una battuta rapidissima. No, perché ci mancherebbe, merita assolutamente una risposta. Non è che è una legge figlia di nessuno. Ancora ieri Alberto Cirio, che governa per il secondo mandato il Piemonte, ha rivendicato la bontà della legge sull'autonomia differenziata, così come hanno fatto altri esponenti, governatori e dirigenti di Forza Italia. Cioè, quella è una legge in cui, ve lo dice uno che appunto è siciliano e gode in Sicilia di un'autonomia che peraltro non è stata applicata compiutamente, e spera che questa legge arrivi al traguardo, perché per quanto mi riguarda può essere un reale banco di prova rispetto alla capacità di governare, di saper spendere soldi, posto che quei livelli essenziali di prestazione devono essere garantiti e tutti devono partire dalla stessa soglia. Quello che poi Matteo Ricci chiama lo scambio politico e premierato, io ci metto anche la giustizia e l'autonomia, è banalmente un programma di governo che è stato non caduto dal cielo, è stato codificato, è stato proposto agli elettori, è scritto nero su bianco, ci siamo impegnati, se fossimo stati maggioranza, a realizzare quel programma. Quello stiamo facendo, ed è quello che lealtà e dignità politica impone quando ti presenta agli elettori e dici trasparente: voglio fare questo, questo e quest'altro. È quello che stiamo facendo. Per me si chiama adesione a un patto di realtà elettorale. Per altri invece scambio politico. Ma secondo lei ha fatto bene Zaia Mulè a chiedere già dei poteri prima che insomma si arrivasse a una sorta di un'uniformità con il LEP in giro per le regioni, a fare diciamo il passo avanti rispetto agli altre regioni? Zaia. Anche il governatore Fontana ha chiesto, come dire, anche il governatore Fontana dopo, sì, certo. E al governatore Fontana, questo è stato detto, calma e gesso, nel senso che le materie che non sono soggette al LEP, così come era stato concordato, non camminano prima che la legge sia tutta sui blocchi di partenza, quindi non fughe in avanti, tant'è che oggi Calderoli gli dice, in quella stessa intervista, che anche su quelle materie si aspetterà che il percorso sia compiuto, e quindi, ripeto, ordinati, ma avanti però, mai fermi. Tosi è un buon candidato per la Regione Veneto? Lo chiede a me, chiede all'oste se il vino è buono, è eccellente, figurati.
Flavio è un eccellente candidato, poi vediamo la sintesi di cui si troverà, perché ci sono varie regioni che vanno al voto, c'è la Campania. E ricordiamo che il Veneto è sempre nel 2025. Prego, Federico. Esatto, adesso dobbiamo occuparci di Umbria, di Liguria, dobbiamo occuparci di altre regioni che vanno al voto e quindi poi si vedrà, un po' come lo ius a scuola, no? Intanto quindi, abbiamo altri. È lo stesso vino buono anche Ilaria Gavo? Ilaria, ma ci figuri, con Ilaria ho trascorsi professionali, come dire, importanti, quindi ci mancherebbe. Da assessore alla formazione devo dire che fece un eccellente lavoro in Liguria, quindi ha dimostrato anche su questo di saperci fare, perché no? Se alla fine il candidato è riconoscibile e viene gode della fiducia, assolutamente sì. Allora, devo andare in pubblicità, rapidamente a chiudere sull'argomento, volevi aggiungere... No, poi l'ha detto Mulè, volevo dire che mi pare che nell'intervista lo stesso Calderoli dica c'è riferimento. Chiedere è legittimo anche quando si chiede troppo, cioè già dentro la Lega Calderoli ha affermato la corsa alle materie che non necessitano... Adesso ci spostiamo invece verso il centro-sinistra, che insomma queste sono settimane di festa dell'unità, domani partirà anche la festa... Allacciamo le cinture. La festa dell'unità a Pesaro, però ha parlato Matteo Bersani e ha parlato del generale Vannacci, tra pochissimo. A parlare di Vannacci e di Castidelli si fa propaganda, ma come se queste cose... Non esistessero, ma vogliamo mettere l'orecchio a terra, vogliamo andarci davvero in un bar. Ci sono queste cose. E non è accettabile un paese che vuole stare nella modernità, nell'anno di grazia 2024. Tu non potrai mai accettare che ci sia qualcuno che definisce chi è normale e chi è anormale. Addirittura avendo le stellette, siamo avanti con i lavori, eh? Ecco, questo è. E questo Pierluigi Bersani, non Matteo, in una fantastica lapsus e crasi che ho fatto insomma precedentemente, mi farò spiegare anche da Matteo Ricci perché ho fatto questo lapsus su quello che succederà domani a Pesaro, però insomma Pierluigi Bersani ci introduce al centro-sinistra, però restando nell'ambito insomma del centro-destra. Oggi il Corriere della Sera fa una paginata insomma su quello che resterà di una estate politica e mette insieme una serie di fotografie da Giuseppe Conte e il suo video, insomma questo fotogramma del video della rivoluzione all'interno del Movimento 5 Stelle, anche la possibilità di mettere diciamo in discussione quelli che sono i cardini, ovvero il doppio mandato, il simbolo, addirittura il nome. Poi dov'è Elly Schlein, la scelta di tenersi fuori dai radar della politica, e ancora in alto qui Antonio Tajani proprio al meeting di Rimini con in braccio una bella bambina, e tutto il tema della cittadinanza. Lancia invece sua figlia Giorgia Meloni in questo fotogramma insomma dalla masseria in Puglia, dove è stata per pochi giorni in vacanza, e poi scendendo qui invece l'abbraccio, la stretta di mano tra Matteo Salvini e il generale Vannacci. Parto da Sarina Biraghi, è un'opportunità o comincia a diventare un problema Vannacci all'interno della Lega e del centrodestra? Ma io credo che Vannacci per la Lega sia stata, per Salvini sia stata un'opportunità, perché 500.000 voti insomma sono pesanti per un partito, quindi è stata un'opportunità. Certo che è un personaggio che fa discutere, però mi stupisce che Bersani, malgrado la querela, malgrado la condanna, malgrado dica che andrà fino in fondo, vuole andare a processo, continui a parlare di Vannacci. Insomma, lasciamo pure spazio ad altri discorsi, ma perché Bersani se la prende tanto con Vannacci in un momento in cui ognuno è libero di dire le proprie opinioni? Siamo tutti i giorni a parlare di libertà di ma lì siamo arrivati alle carte bollate, c'è proprio una denuncia praticamente, appunto. E allora lasciamo stare, basta, finiamo, aspettiamo le carte bollate e parliamo di altro, perché anche, come sentivo prima la battuta, anche nel centro-sinistra insomma c'è da parlare. C'è da dire che come ci no? sono adesso ne parliamo, seri. Adesso ne parliamo. Appunto, cioè è imminente l'elezione, la prima elezione regionale, mi pare che se non ci sarà l'election day sarà proprio la Liguria, la prima regione,
dove il centrosinistra parlava inizialmente di campo largo, ma c'è già... Adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo, però chiedo all'ex sottosegretario alla difesa Mulè, insomma, visto che ha parlato Vannacci, a domanda ha risposto, ma a lei, visto che in questo momento si trova nel centrodestra, nella Lega, la possibilità di avere, diciamo, una leadership, ha queste velleità poi di guida eventualmente della Lega? Lui ha risposto: assolutamente no, però io sono un incursore, appena c'è un'opportunità, insomma, mi infilo come un vasetto di miele. Guardi, diciamo che politicamente è talmente lontano dalla mia idea di politica, di società, di diritti, che cioè, per quanto mi riguarda, Vannacci sta molto a destra, quasi uno strapuntino rispetto a Fratelli d'Italia, ma molto a destra. Quello che invece chiama a interrogarci è il fatto che 500.000 persone scrivano quel nome sulla scheda, e questo deve farci riflettere sul fatto che a queste 500.000 persone le risposte che dà il generale Vannacci possono soddisfare. Allora invece va fatto un lavoro serio e approfondito per convincere quelle 500.000 persone che non è vero che i disabili debbano avere un trattamento diverso, che c'è l'italianità sui tratti somatici, insomma tutto il campionario di, lo dico con sorriso sulle labbra, fesserie, visto che siamo in un orario presto del mattino, che ha detto Vannacci, va spiegato che tutto ciò, come dire, non solo non è vero, ma offende quello che abbiamo costruito in questa società. Ma per quanto mi riguarda, come dire, è un problema, ammesso che lo sia, interno alla Lega, se lo sbrigherà la Lega con Vannacci dove vogliono arrivare. Tutto un problema all'interno invece del campo largo è Matteo Renzi, e vado da Matteo Ricci, perché insomma, detto della festa dell'unità, quella nazionale a Reggio Emilia, c'è un'altra festa dell'unità a Pesaro. Allora intanto le chiedo se il perché è, perché Matteo Renzi non è andato a quella di Reggio Emilia, a quella nazionale, e viene da lei, e domani sera ascolteremo, diciamo, le sue parole. E poi le faccio vedere un po' un giro di orizzonte di giornali, perché oggi c'è l'intervista di Maria Teresa Meli al Corriere della Sera, al leader di Italia Viva, Conte mi attacca, ha avuto dei mesi difficili, ma i nostri voti sono decisivi per vincere. Poi ci spostiamo qua a destra e vediamo il Fatto Quotidiano, invece Carelli con Renzi, non votiamo più il PD, e questo, diciamo, questo fotomontaggio con Elie Schlein e Renzi è una platea vuota. E dall'altra parte il caso evocato prima da Sanina Biraghi, ovvero la candidatura del Movimento 5 Stelle in Liguria, ricordiamoci che si vota in Liguria, e la proposta da una parte dell'ex ministro Orlando e dall'altra parte invece dei 5 Stelle di Pirondini. Nel campo largo la mia candidatura è reale, no ad alleanze con Renzi. Allora, intanto le chiedo appunto di Renzi alla festa dell'unità, se doveva andare o meno a Reggio Emilia, e dall'altra parte invece del ruolo di Matteo Renzi all'interno del campo largo. A Reggio Emilia andrà la Boschi e Renzi invece si confronterà con me alla festa di Pesaro. Ma noi dobbiamo costruire... Ha chiesto l'esclusiva lei, oppure è una cosa che magari poteva... No, perché magari ci può anche stare. Mi è sembrato interessante un faccia a faccia, fra l'altro a Pesaro abbiamo sempre fatto tanti confronti politici, anche con esponenti. Ne sono testimone. Quindi non è una novità i confronti anche tra forze politiche diverse. Noi dobbiamo costruire l'alternativa, nessuno vuole riportare Renzi dentro il Partito Democratico, e credo che non siano queste le intenzioni di Renzi. Noi dobbiamo costruire un'alternativa di governo. E dobbiamo costruirla intorno ad un forte pilastro, come è uscito dalle elezioni europee, che è il Partito Democratico, che avrà sempre più il compito futuro di competere con Fratelli d'Italia per chi sarà il primo partito italiano, e abbiamo tantissimo lavoro da fare su di noi, di cultura politica, organizzativo, mentre facciamo opposizione. E dall'altra ci sono tre gambe, a mio parere, che reggeranno il nuovo centrosinistra. Una è il Movimento 5 Stelle, e noi dobbiamo sperare e augurarci che Conte mantenga la leadership di quel movimento, perché con una leadership di Conte il Movimento 5 Stelle è compatibile con il Partito Democratico. E sicuramente, nonostante la linea in politica estera, Ricci? Sì, ci sono delle differenze evidenti, però insomma, se penso a Conte o a Di Battista, con Conte l'alleanza è possibile farla, con Di Battista mi sembra davvero complesso farla. E quindi spero davvero che non ci siano scissioni nel Movimento 5 Stelle e che Conte mantenga la sua leadership.
Sinistra Italiana e Verdi, che hanno avuto un ottimo risultato alle europee, anche grazie, secondo me, alla scelta di alcune candidature mediaticamente molto efficaci. E poi serve una gamba moderata, di centro, liberale, che oggi, che nel paese c'è, ma che è frantumata dai personalismi. Se noi sommiamo soltanto i dati elettorali di Stati Uniti d'Europa e di Calenda, noi capiamo che comunque quella è un'area che sta almeno tra il 7% e l'8%, più Europa. C'è un'area moderata nel paese che oggi non è rappresentata. Allora, quel campo politico lì, a mio parere, va organizzato in una forza politica nuova, in un'aggregazione nuova. Non è sufficiente Italia Viva, ovviamente, e anche perché abbiamo visto che Forza Italia, che lo stesso Renzi dava per morta dopo la scomparsa di Berlusconi, invece si è consolidata. Mi pare che la famiglia Berlusconi ci stia investendo parecchio in termini politici. È evidente quindi che noi abbiamo bisogno di un soggetto moderato che faccia concorrenza a Forza Italia e che leghi quel pezzo di mondo moderato all'alternativa che noi dobbiamo costruire col centro-sinistra. Di questo discuteremo con Renzi e con tutti, perché l'esigenza di costruire un nuovo centro-sinistra è un'esigenza vera. Poi io non credo che ci saranno elezioni anticipate, però attenzione, in autunno ci saranno molte perturbazioni, perché noi avremo una legge di bilancio per questo governo complicatissima. Sono alla ricerca disperata di risorse ovunque e hanno isolato l'Italia dal punto di vista europeo e quindi siamo in una situazione di grande debolezza. Ci sarà l'autonomia differenziata, che, come ho detto prima, sarà una battaglia, a mio parere, nella quale, che per il centrodestra sarà un grande boomerang. Ci saranno le elezioni regionali in Emilia-Romagna con De Pascale e in Umbria con la sindaca di Assisi. Siamo, secondo me, nelle condizioni di vincere entrambe le regioni, questa è la previsione che io faccio, e se in Liguria riusciamo a trovare la compattezza necessaria, come ho detto prima, nello schema politico di un nuovo centrosinistra, io penso che Orlando, e mi auguro che sia lui perché è la persona più autorevole, potrà essere il prossimo presidente della Liguria. Allora capite che se dovesse finire le prossime regionali, che ci sia l'election day o non ci sia l'election day, 3-0 per il centrosinistra, si balla perché le turbulenze, le divisioni del centrodestra a quel punto potrebbero esplodere. Quindi resto proprio sulla Liguria con Federica Fantozzi, perché veramente è un banco di prova importante e non è una regione come le altre per il Movimento 5 Stelle. Per il Movimento 5 Stelle no, però devo dire, io condivido il discorso, lo schema che ha fatto Matteo Ricci, cioè il centrosinistra a tre gambe, che per il momento ancora è un auspicio, però è l'unica soluzione. E capisco che Matteo Renzi abbia per suoi errori dissipato un grande capitale di talento e anche di occasioni, e che oggi infatti valga per gli elettori il 2%, però il 2% è sempre più di zero, quindi un posto per Renzi secondo me va trovato. E questo lo dico perché nell'intervista che tu citavi a Pirondini lui dice no alle alleanze con Renzi perché sta con Bucci. Allora è un tema, però è un tema che andrà posto. Perché ricordiamo che Italia Viva è all'interno della maggioranza del comune di Genova. Sì, però va anche detto che se questa è una prima fase politica in cui possono esserci più candidati, quindi legittimamente i 5 Stelle ne hanno uno perché ci sono delle trattative, delle liste, così come a destra si parla di Ilaria Cavo, ma si parla anche del vice di Bucci stesso, del vice sindaco di Genova. Poi a un certo punto bisognerà trovare un candidato unitario, e secondo me ha fatto bene Andrea Orlando a dire la mia candidatura non è indefinita, perché dobbiamo sederci e decidere. Quindi questo è. E poi bisognerà capire che succederà in quella costituente del Movimento 5 Stelle. Io ho la sensazione che per i 5 Stelle questo sia non una delle solite tante convulsioni che abbiamo visto, ma sia invece un passaggio dirimente, cioè quello tra Grillo e Conte, ne resterà uno solo, perché c'è proprio un tema di collocazione. Poi Conte ha abituato a molti cambi, molti trasformismi, e quando parla dell'inaffidabilità di Renzi, anche lui in Puglia, diciamo, per il PD non è che sia stato il partner più affidabile. Però questo potrebbe essere un tornante decisivo, insomma, perché la scelta del campo progressista
in parte pro domo sua, però Conte l'ha fatta, con tutti i limiti, come quello di dire che Trump è uguale a Kamala Harris. Ecco, in una battuta, però... Matteo Ricci, dovrebbe chiarire la posizione Giuseppe Conte sul su scegliere se Donald Trump e Kamala Harris? Secondo me sì. Sì, perché saranno elezioni, a proposito di autunno, con turbolenze fondamentali, fondamentali per gli equilibri del pianeta, fondamentali per la formazione di campi democratici progressisti nel mondo, quindi che c'entra il Movimento 5 Stelle con Trump? Un conto erano i rapporti, diciamo, istituzionalmente corretti che ha tenuto con Trump quando erano entrambi capi dei loro paesi, premier in Italia e presidente negli Stati Uniti. Un conto è la collocazione internazionale, cioè il Movimento 5 Stelle in Europa è seduto nel gruppo di left, cioè è con Frattoianni, per capirci, e quindi che c'entra il Movimento 5 Stelle a sostegno di Trump? Mi sembra davvero una linea politica senza senso ed è uno dei temi sui quali ovviamente bisognerà confrontarsi. Cioè, io penso a un nuovo centrosinistra alternativa credibile sulla politica estera, sugli elementi essenziali della politica estera, ovviamente ci dovrà essere una posizione molto chiara. E lo stare con l'Harris piuttosto che con Trump mi sembra uno di questi elementi di chiarezza che va definito. Allora, vado da Giorgio. Movimento 5 Stelle. Prego, prego Sarina, una battuta. No, sul Movimento 5 Stelle volevo dire anche una cosa. Prego. Se va avanti la cosa, c'è anche un altro candidato indipendente, unito per la Costituzione, che è Nicola Morra. Che è Nicola Morra, insomma, figura storica del Movimento 5 Stelle. Storico, cioè dei duri e puri. Quindi il candidato del Movimento 5 Stelle non so se è proprio così tranquillo anche lui a presentarsi da solo, considerato Morra e il peso che può avere questa candidatura, ricordavi tu, proprio in Liguria, dove è un partito dove, non so, il garante è Ligure, quindi insomma ha una sua storia. Quindi può essere anche quello un intralcio per il Movimento 5 Stelle. Tra l'altro cominciano ad arrivare anche, diciamo, i primi... da parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, insomma, di appoggio al fondatore Beppe Grillo, la critica da parte di Marolina Castellone, che è stata anche capogruppo al Senato, è in atto un grillicidio. Tra l'altro gli ex del Movimento 5 Stelle puntano a incontrare il garante per capire, insomma, quello che succederà nei prossimi giorni. Invece chiedo a Giorgio Mulè, torniamo sulla figura, insomma, di Matteo Renzi. Domanda di Maria Teresa Meli. La maggioranza sembra divisa. Lei si fida di Tajani sullo Ius Scholae? Domanda a Matteo Renzi. Risposta abbastanza tranchant: no. Tajani è in campagna elettorale permanente perché pensa di essere candidabile per il Quirinale. Dunque strizza l'occhio a sinistra su certi temi, pur sapendo che non avrà mai la forza di litigare con Meloni. Poi sulla situazione, diciamo, estera, geopolitica, ma gli vogliamo dare anche la responsabilità di quello che succede nel caos geopolitico? Certo che no, ma è possibile che il nostro ministro degli esteri sia sempre in tour in Italia, non un'iniziativa in Medio Oriente o tra Russia e Ucraina, o per contestare lo scandalo in Venezuela? Tajani è il ministro degli esteri che ha viaggiato meno degli ultimi 30 anni. Lui fa posta e comunicati, abbiamo la presidenza del G7 e potremmo lanciare una grande iniziativa sui temi del terrorismo internazionale, quanto mai urgente, visto quello che sta accadendo in Europa. Cosa rispondiamo a Renzi, Mulè? Renzi è disperato, come dire, è la titina, la cerca e non la trova, va in giro come Diogene con la lampadina cercando qualcuno che gli dia retta. Adesso Matteo Ricci gli vuol dare retta, auguri, perché dove ha messo piede è come la gramigna, poi non cresce più niente, quindi state attenti, insomma, poi fate le scelte che volete. C'è un grande perdente di successo che ha una capacità, come dire, oratoria importante, dopodiché il ministro degli esteri non lo fai con il contachilometri, lo fai con le azioni concrete che lui non vede, ma ci sono, sia nel Venezuela, sia nel Medio Oriente. Basta pensare a quello che stiamo facendo tra Israele e Palestina, con il Qatar, con l'Egitto, con altri paesi. Però ripeto, Renzi fa questa sua attività di buttare inchiostro e vernice intorno agli altri perché è incapace di coprire quelli che sono degli insuccessi. Cioè, noi abbiamo, come dire, la memoria molto corta. Pensi a quello che doveva spazzarci via con il terzo polo già alle elezioni del 22, poi ci ha riprovato in Lombardia e doveva farci fuori, e il candidato che aveva proposto poi è ripassato con Fratelli d'Italia. Quindi è una sequela di insuccessi clamorosi che lo portano ad alzare ovviamente i toni per farsi notare. Viceversa, chi gli darebbe retta più
a Renzi. Detto che, fatemi dire anche di Giuseppe Conte, perché per carità apprezzo la volontà del PD di abbracciare Conte, ma attenzione, Conte è quello che in politica estera ha messo sotto i piedi la credibilità di questo paese. Parlavate di Venezuela, ma vi ricordate la reazione di Conte, Presidente del Consiglio, nel 2018 in Venezuela? Silente o addirittura a favore di Maduro. Ma vi ricordate Conte sulla Cina, sulla Via della Seta, i disastri che ha combinato in ambito geopolitico? Ma vi ricordate l'isolamento vero che l'Italia dovette subire con il Qatar, con l'Arabia Saudita e con i paesi del Golfo per la politica suicida del governo Conte? Ma vi ricordate sulla NATO e sull'atteggiamento che dovevano avere rispetto alla NATO, quello che fece Giuseppe Conte? Per carità, anche basta. Io penso che Matteo Ricci ricorderà dell'Arabia Saudita anche a Matteo Renzi domani sera, anche perché quello è un passaggio probabilmente anche dirimente, no Ricci? Detto che poi in Europa, basta vedere dove sta in Europa Conte oggi, non sta con il PD. Conte in Europa sta, lo sa benissimo Matteo Ricci, con un gruppo che si chiama The Left. Sì, sì, lo citava prima proprio Ricci. Sull'Arabia Saudita una battuta, Ricci. Ma io ricorderò sicuramente a Renzi le tante contraddizioni di questi anni, gli errori commessi. Nonostante questo cercherò di guardare avanti, quindi ripeto, il tema non è il ritorno di Renzi nel PD, il tema è se al PD alle prossime elezioni sarà alleato un partito di centro moderato liberale, frammentato, un partito che oggi non c'è. Lo voglio dire con grande franchezza, non basta Italiaviva, glielo dirò a Renzi domani, non è sufficiente Italiaviva. Cioè ci vuole la volontà di costruire un soggetto con l'ambizione del 7-8%, perché lo spazio politico c'è, a causa di personalismi quello spazio politico si è frammentato, non sono state fatte scelte di campo, cosa che invece adesso Renzi dice, cioè dice alleati con il centro-sinistra, e quindi c'è da fare un lavoro importante, non facile. Però noi dobbiamo avere la generosità e l'intelligenza anche di aiutare le forze alleate. Non solo dovremmo lavorare molto su di noi, ma dovremmo avere l'intelligenza e la generosità di costruire anche l'alleanza, aiutare le altre forze politiche ad avere un progetto credibile insieme a noi. È un lavoro in teoria lungo, perché si vota nel 2027, però io credo che dobbiamo iniziarlo subito, perché ci sono le regionali come, diciamo, primo banco di prova, e perché se ci dovessero essere accelerazioni nei prossimi mesi rispetto alla fine della legislatura, noi dobbiamo essere pronti. Allora, una battuta adesso, Giorgio Murè, prima di salutarla, noi volteremo pagina, insomma, e parleremo di Pavel Durov, il fondatore di Telegram, l'arresto che c'è stato a Parigi, che ha scatenato una serie di reazioni, in particolar modo, insomma, molto duro, sia da parte russa. Ricordiamo che Telegram è questa app di messaggistica che non dà la possibilità, insomma, di leggere o comunque di mantenere in memoria, perché sono tutti quanti messaggi crittografati, ce lo faremo spiegare poi dagli esperti che interverranno in trasmissione. Però il dato politico, Mulè, Matteo Salvini ha parlato che questo arresto puzza di regime, è d'accordo? Ci andrei cauto, perché un conto è la libertà di espressione, un conto è la contestazione di reati specifici che attengono a una deviazione di quello strumento che aveva messo in piedi duro, e lì parliamo di reati gravi, se non gravissimi, commessi sotto il cappello di Telegram. Sono cose completamente diverse, cioè non si può alzare la bandiera della libertà dell'espressione per coprire delle eventuali vergogne che vedremo se saranno accertate dalla magistratura francese. Ecco, starei un attimo cauto e attento prima di lanciarmi in giudizio affrettato. Tra poco cercheremo di capire qualcosa di più, ascolteremo poi stralci dell'intervista fatti da Durov qualche settimana fa, insomma prima dell'arresto, anche per conoscerlo meglio come personaggio, perché è degno assolutamente di nota. Io ringrazio Matteo Ricci, ringrazio Giorgio Mulè, restano qui con noi Federica Fantozzi e Sarina Biraghi. Tra pochissimo.
non ha collaborato con gli inquirenti francesi. Nessun chiarimento sui presunti crimini dei quali è accusato, spiega un portavoce della polizia di Parigi. Confermate le ipotesi di reati informatici e finanziari commessi sulla piattaforma Telegram, fondata nell'agosto 2013 insieme a suo fratello. Il russo Pavel Durov, dal 2021, ha anche la cittadinanza francese, resta in stato di fermo fino a mercoledì sera. È sotto inchiesta nell'ambito di un'indagine nazionale aperta l'8 luglio 2024 dagli investigatori dell'ufficio frodi per mancanza di moderazione dei contenuti di Telegram, che non ha permesso di controllare le presunte attività della criminalità organizzata come pedopornografia, traffico di droghe e armi. Il 39enne originario di Leningrado potrà essere detenuto per ancora un massimo di 96 ore, poi il giudice dovrà decidere se concedergli la libertà oppure sporgere denuncia e emettere una nuova custodia cautelare. Le informazioni rilasciate dalla polizia francese arrivano dopo il commento del presidente Macron, che smarca la Francia da alcune teorie complottistiche circolate in rete sul possibile coinvolgimento dell'Eliseo in questa vicenda. L'arresto del presidente di Telegram sul suolo francese è avvenuto nell'ambito di un'indagine giudiziaria in corso. Non è in alcun modo una decisione politica, spetta ai giudici pronunciarsi sulla questione, ha spiegato Macron. Ma la vicenda mantiene contorni che sfiorano il giallo, l'intrigo internazionale. Di certo c'è che Pavel Durov è stato arrestato sabato sera all'aeroporto Le Bourget, fuori Parigi, dove era atterrato su un jet privato proveniente da Baku. Gli inquirenti francesi cercano di accertare cosa è successo a Baku sul possibile incontro saltato con il rifiuto di Putin a Durov. Per la prima volta il Cremlino interviene sulla vicenda. A Baku il presidente russo Vladimir Putin non ha incontrato Pavel Durov, ha detto il portavoce russo Dmitry Peskov. Non sappiamo ancora di cosa sia accusato esattamente Durov, chiude Peskov, che non ha voluto commentare l'arresto. E ancora, forse l'incognita maggiore, perché Durov è andato a Parigi, è stato fermato per caso o si è consegnato? L'arresto di Durov può essere paragonato all'hackeraggio del codice Enigma da parte degli inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Non sono parole mie, da parte di uno dei massimi esperti alla lotta alla disinformazione Ministero della Difesa ucraina, ovvero Andriy Kovalenko. Basterebbe questo per parlare di quello che sta succedendo a Parigi, l'arresto di Pavel Durov, e lo faremo, oltre a Sanina Biraghi e Federica Fantozzi, che è qui in studio con me, lo faremo e lo ringrazio. Grazie con Matteo Flora, imprenditore, docente universitario e divulgatore scientifico, insomma fondatore di un canale YouTube, Ciao Internet, che è molto molto seguito in rete. Buongiorno Flora. Buongiorno a lei. E buongiorno e bentornata Marta Ottaviani, giornalista di Avvenire e autrice di Brigate Russe, guerra occulta del Cremlino contro l'Occidente. Buongiorno Marta. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori, ospiti in studio e collegati. Allora, Flora, abbiamo ricostruito insomma le ultime ore di Pavel Durov, abbiamo ricostruito nel servizio di Raniero Altavilla quello che sta succedendo a Parigi, e oggi i giornali sono scatenati perché da una parte abbiamo i reati per cui Durov viene accusato, dall'altra parte, come ho letto prima, insomma, per quanto riguarda la guerra e soprattutto la reazione che c'è stata da parte russa al momento dell'arresto, ovvero cancellate tutto, buttate via tutto, cercate in qualche modo di stare quanto più lontano possibile, insomma, da quel sito e da quell'app, e poi da parte anche di Elon Musk, da parte di esponenti, insomma, politici, abbiamo detto prima di Matteo Salvini. Che cos'è in realtà Telegram, Flora? Allora, dividiamo in due parti, la geopolitica e i reati contestati. Innanzitutto, attenzione, che non vengono per adesso contestati a Durov. Durov è stato fermato come persona informata sui fatti nell'ambito di uno o più procedimenti giudiziari che hanno tutta una serie di reati, quindi non significa ancora che li contestano a lui. Ci sono tre grandi macro categorie, alcune dove lui semplicemente è fermato come di sicuro persona informata sui fatti, tipo il possesso, la rivendita, eccetera, di materiale pedopornografico, di armi, di narcotici, eccetera. Non credo che sia un trafficante internazionale di narcotici, non ne ha bisogno. Una seconda parte, la mancanza di ottemperanza, sembra, agli ordini dei giudici, e la mancanza di collaborazione con le forze dell'ordine, e quello è risaputo che Telegram è restio a collaborare con le forze di polizia di mezzo mondo,
E ricordiamo, non l'ho fatto in partenza, che stiamo parlando di un'app che viene utilizzata nel mondo da 900 milioni di utenti, quindi stiamo parlando di una delle più importanti. Poco meno di un miliardo di persone, sì, assolutamente, ma adesso ci arriviamo. E l'ultima parte invece su crittografia, eccetera, che è quella che spaventa un po' tutte le piattaforme, perché la parte di crittografia è quella che impatta ovviamente un po' tutti. Poi c'è la parte geopolitica, perché? Perché Telegram non è solo un'applicazione di messaggistica, Telegram in realtà ospita delle grandissime comunità che nel corso soprattutto del conflitto russo-ucraino, ma quello Marta ve lo racconterà meglio di me, è diventato il punto nevralgico di collegamento di quasi tutte le operazioni, talmente importante che in un paio di interviste alti ufficiali russi dicono attenzione che su con Telegram noi facciamo gli attacchi, cioè Telegram è la piattaforma che viene utilizzata all'interno. In mezzo a tutto questo lo spettro più o meno della crittografia, che è vera e non vera, perché in realtà Telegram consente la crittografia, per la carità del cielo, ma se la abilito in una comunicazione uno a uno. Tutto il resto invece sono comunità più o meno aperte. Perché quindi Durov? Probabilmente per la sua ritrosia nel bloccare determinate comunità, determinati canali che si occupano anche di quello, ed è sfortunatamente una cosa conosciuta in quasi tutti gli ambiti, dalla pedopornografia ai narcotici. Durante il Covid erano i canali in cui venivano venduti i falsi Green Pass, e anche lì c'era stata lo stesso tipo di problematica. Oh, tra l'altro Corriere della Sera oggi fa proprio questo elenco, insomma, perché oltre ai reati che abbiamo detto prima, c'è un bazar dove si potrebbe trovare di tutto, dalle vendite illegali ai passaporti falsi, bastano 3.500 euro, un fucile ne vale 1.300, quindi si mette in contatto alla droga, tante truffe, perché poi ovviamente tutto questo nasconde anche un mondo, diciamo, di truffe, di cose che vengono promesse e poi non mantenute. Prego, Flora. Sì, allora, attenzione però, in tutte le piattaforme ci sono questo tipo di frodi e ci sono questo tipo di comunità. Fino a qualche anno fa c'erano nelle compravendite dei grandi giornali, nelle bacheche, forse ricorderemo le bacheche delle inserzioni. Non è tanto quello, non è che gli si contesta la presenza in questo momento di quel tipo di contenuti che per le normative internazionali non può essere ricapitolata la responsabilità al gestore della piattaforma. Gli si contesta una cosa un po' più precisa, cioè a seguito dell'indagine della magistratura e su ordine di un giudice, qualora ci sia stata la richiesta di chiudere determinate comunità o dare determinati tipi di informazioni, Telegram è noto per essere abbastanza restio nel collaborare. E un conto è dire hai una piattaforma, hai all'interno qualcuno che vende e non posso saperlo. Un conto è dire su mia richiesta di rimozione tu ti sei rifiutato di farlo. Oh, ricordiamo che Durov ha avuto una posizione molto molto netta rifiutandosi di dare i nomi prima nel 2011 per quanto riguarda, diciamo, i dissidenti russi e poi nel 2014 per quanto riguarda invece quello che succedeva in Crimea. E Marta Ottaviani fa bene ad essere così allarmata, insomma, la Russia, le voci che abbiamo ascoltato in questi giorni, e riprendendo le parole che diceva di Matteo Flora sull'importanza, insomma, quasi da detonatore che potrebbe fare Telegram per l'utilizzo fatto poi in guerra nel conflitto ucraino? Ma allora, anzitutto, di nuovo buongiorno e permettetemi di sottolineare una cosa. È vero che Durov non concesse l'accesso ai dati degli utenti nel 2011 e nel 2014, ma vendette ve con carte subito dopo, anche perché aveva creato... Che potremmo definire la Facebook russa, insomma, un canale social, esatto, molto simile a Facebook. La Facebook russa, esatto, la vendette agli amici di Putin, non ce lo dimentichiamo, e soprattutto aveva creato nel frattempo Telegram, che ha una potenza di fuoco ben maggiore e anche economica. Il motivo per cui Matteo Flora ha spiegato magistralmente come funziona Telegram, che era sostanzialmente una grandissima macchina da soldi, ma che serviva anche al Cremlino e alla Wagner per portare avanti le loro operazioni militari. Quindi è chiaro che questo potenzialmente per il Cremlino è un danno importante, anche perché i russi hanno sempre utilizzato Telegram, come dire, con grandissima esuberanza sui canali della Wagner, dove si coordinavano proprio le operazioni, si entra anche direi con relativa facilità, soprattutto su un paio ci siamo praticamente tutti noi giornalisti. È anche una piattaforma dove si può entrare in maniera piuttosto facile con utenti anonimi, che quindi sono ancora più difficili da individuare.
effettuare usando dei determinati sistemi. Quindi davvero Telegram rappresenta potenzialmente un grosso guaio per i russi se cade, se dovesse appunto essere, come dire, governato da altre mani. Però io vorrei anche dire una cosa, e fino a questo momento non c'è questo rischio. A Durov sono contestati potenziali reati gravissimi e soprattutto non hanno nulla a che vedere con la libertà di espressione. Non mi fate passare Durov come un martire o come un collaborazionista con l'Occidente, perché davvero per il momento, come spiegava anche molto bene Flora, non ci sono proprio gli estremi per fare affermazioni del genere. E qui veniamo al principio di neutralità del mezzo, e vado da Sarina Biraghi, no? Perché il mezzo in sé dovrebbe essere neutrale rispetto a tutta una serie di condizioni. Tra poco ascoltiamo subito le parole di Durov, prima di venire da Sarina, perché c'è questa intervista fatta da Tucker Carlson. Tucker Carlson, per chi non lo conoscesse, è un giornalista allontanato da Fox, però è stato uno storico volto della televisione americana, vicino, diciamo, a posizioni sovraniste, tant'è che è stato l'unico intervista occidentale a intervistare Vladimir Putin. Ascoltiamo e conosciamo meglio Pavel Durov, poi le opinioni di Sarina Biraghi e di Federica Fantozzi. Telegram has been used by protesters in places like Hong Kong, yes. Belarus, Kazakhstan, even in Barcelona back in the day. Yes. So it's been a tool for the opposition to a large extent. But it doesn't really matter whether it's opposition or the ruling party that is using Telegram. For us, we apply the rules equally to all sides. We don't become prejudiced in this way. It's not that we are rooting for the opposition or we are rooting for the ruling party. It's not that we don't care, but we think it's important to have this platform that is neutral to all voices, because we believe that the competition of different ideas can result in progress and a better world for everyone. Detto così è tutto fantastico, tutto bellissimo, Sarina Biraghi. Poi, appunto, lo stesso proprietario di X, Elon Musk, ha detto: attenzione, perché il prossimo sarò io. Sì, io infatti volevo sottolineare i reati contestati dal governo francese sembrano più, diciamo così, reati contestati a un imprenditore per la sua impresa, non certo per la libertà di espressione, come dire, esagerata, né per il rischio che la libertà di espressione vada a intaccare la sicurezza nazionale. Non c'è questo profilo, diciamo così. Musk l'ha visto subito invece, perché ha anche riso un po' la Francia, no? Quando ha scritto liberté, liberté, liberté con il punto interrogativo. Cioè, esatto, come dire, i francesi che tanto si vantano della libertà poi non lasciano libertà. Certo è che se questi sono i reati, che si diceva ci sono altre piattaforme che fanno su cui si possono fare truffe, si possono fare commerci non ortodossi, allora la Francia che bisogno ha di questo patrimonio di Telegram? Forse la Francia ha bisogno di vuole controllare queste chat che sono state questa messaggistica più particolare, mi riferisco, come è stato detto, ai rapporti, per esempio, tra durante la guerra Russia-Ucraina, che c'è tuttora. Pare che anche Hezbollah utilizzi Telegram, forse per questi. È questo il rischio e, diciamo così, lo scontro diplomatico, geopolitico che si sta creando per questo motivo? Perché altrimenti, se noi vogliamo dire che non è un martire della libertà d'espressione, allora non è questo, c'è qualcosa di più probabilmente, perché se solo per foto pedopornografiche lo fanno anche altre chat, se c'è la libertà d'espressione allora c'è qualcos'altro che la Francia, su cui la Francia vuole probabilmente mettere il suo mirino, cioè vuole analizzare meglio, vuole avere
possesso di altre cose. Allora, certo, torno, è che è abbastanza strano. Torno da Matteo Flora tra pochissimo, però volevo coinvolgere anche Federica Fantozzi in questo argomento, perché è un temone, cioè il fatto della libertà di informazione e poi insomma l'utilizzo di questi mezzi che servono anche per disintermediare, è una di quelle parole che viene utilizzata molto insomma nel mondo di chi si occupa di comunicazione, e quelli che sono i pericoli. No, non c'è dubbio, è un temone, i pericoli sono molti, molte cose si intrecciano e secondo me noi molte cose non le sappiamo, sicuramente non le so io. Matteo Flora ha spiegato molto bene, almeno se l'ho capito bene, che non è stato arrestato Durov semplicemente per omesso controllo dei contenuti, né perché sulle piattaforme ci siano contenuti illegali, perché altrimenti bisognerebbe chiudere anche semplicemente eBay, che non ha profili geopolitici, ma perché si è rifiutato di collaborare con le autorità. Certo è una sanzione forte, cioè un arresto di questo genere. Poi abbiamo visto anche con Marta Ottaviani, ma lo abbiamo anche letto sui giornali di oggi, che i profili poi geopolitici, come dici tu, le fake news, la disinformazione, la reazione di Mosca, anche il passato poi di Durov, e cioè il fatto che avesse venduto V-Contact in Russia senza per questo essere sanzionato o ucciso da Putin, e il mancato incontro a Baku, cioè ci sono tutta una serie di elementi che implicano un lato geopolitico, cioè non è un martire della libertà, sicuramente non mi sembra che lo sia e non ho elementi per dirlo, ma ho difficoltà a pensare che sia semplicemente un'azione giuridica dovuta alla mancata collaborazione con le autorità. Non a caso Macron si è sentito in dovere di spiegare che non era così, di smentire. Quindi un tema, diciamo, di rapporto, di uso di queste piattaforme. Elon Musk ha molti difetti, ha molte pecche nella sua gestione di X, che era Twitter, lo sta usando per fare politica, vedi l'intervista a Trump, non seguendo alcune regole, cosa che gli è stata anche rimproverata dall'Unione Europea. Quindi questo è un temone su cui non c'è un solo angolo, un solo punto di vista che noi possiamo adottare. Non so se la regia ci può far vedere, perché poi a chiudere questa parte, poi ascolteremo ancora le altre parole dell'intervista a Tucker Carlson di Pavel Durov, questa bella ragazza che vedete inquadrata, andiamo dal tablet, si chiama Yulia Vavilova ed è stata fermata assieme a Pavel Durov, è la compagna di Pavel Durov, nonché una grande esperto di criptovalute, ed è una figura, già vedo Matteo Flora che sorride, chiave in tutta questa vicenda, lo vedremo a rientro dalla pubblicità. So one of the things we learned when Elon Musk bought Twitter is that the intel agencies, not just US but a bunch of other countries, the usual suspects, were all over the company. I mean, some of them were present working at the company. They had access to the direct messages. You can just imagine, well, you know, because you run one, but the wealth of data flowing through would be of great interest to governments. Does that make you paranoid that you'll be penetrated? I mean, I assume governments would like to know what's going on sort of privately on Telegram. Well, there's definitely a lot of responsibility that we have on our shoulders. And I would say we are paranoid, but I think it makes sense to stay prudent and not being too accessible, not traveling to weird places. You don't travel to weird places? I hope not. I travel to places where I have confidence that those places are consistent with what we do and our values. I don't go to any of the big geopolitical powers of the countries like China or Russia or even the US. So you don't go to the US? I try not to. I can go, but it's too much attention. Too much attention, Flora, detto da chi si è mosso per l'appunto da Baku, è arrivato poi a Parigi. Parliamo di Pavel Durov, che risiede negli Emirati Arabi, vive negli Emirati Arabi, viaggiava dagli Emirati Arabi a Baku con la
appunto la donna che vedete alle mie spalle, grande esperta di criptovalute, che potrebbe, rimaniamo col condizionale, avere un ruolo chiave. Come un'altra figura che ha un ruolo chiave, perché in tutta questa storia Pavel Durov è una sorta di frontman, possiamo definirlo così, perché il fratello di Pavel Durov, Nikolai, è la vera, diciamo, mente, tra virgolette, criminale di Telegram, ovvero il vero genio che ha messo in piedi, insomma, Telegram e prima VKontakte. Flora. Allora sì, sorridevo prima per Valinova, non per altro, ma perché milioni e milioni di euro per garantire la sicurezza dei trasporti, la riservatezza, gli aerei privati, e poi tutti i tuoi movimenti vengono tracciati dall'influencer con un bel selfie. 2x3. No, ma ne ha pubblicati l'impossibile, sappiamo tutto quello che è successo, tutti i numeri degli aerei, le matricole degli elicotteri che hanno usato, cioè una nuova Matari dietro a Durov. Ma a parte quello, il fratello è tecnicamente parlando un genio, vincitore delle Olimpiadi di matematica per 3-4 anni di fila, campione del mondo di matematica, è il cervello che ha creato tutti gli algoritmi dietro, non solo quelli crittografici, ma anche quelli che hanno consentito, ad esempio, a una realtà piccola come VKontakte, perché VKontakte è piccolina, di essere talmente ottimizzata da funzionare come un social network enorme. Ancora adesso sono una trentina di dipendenti Telegram nel mondo, così dice l'azienda, che sostengono 1 miliardo di persone che lo usano tutti i giorni. Ma a parte quelle parti tecniche, credo che ci sia da capire che il controllo di cosa viene detto non è un problema così grande. Nelle ultime ore THC, che è uno dei più grandi crew di esperti di informatica, hacker al mondo, ha pubblicato un controverso documento in cui racconta come sia possibile monitorare in modo difficile da essere casuale, mettiamola così, qualunque canale, compresi quelli di cui parlava prima Ottaviani con la Wagner, eccetera, in maniera silenziosa. Qui quello che si può ottenere dalla collaborazione di Durov non è tante informazioni in più, ma la possibilità di sovvertire la rete di comunicazione, cioè la possibilità di spegnere alcuni di quei canali che sono fondamentali, ad esempio per coordinare la Wagner, ma non solo la Wagner, quasi tutti, o spegnere quei canali usati da Hezbollah, usati anche da forze di resistenza in giro per il mondo. Quella è l'unica cosa in più che si può chiedere, perché ricordiamoci che tutta questa supposta crittografia di Telegram funziona solo se io in una chat tra me e Ottaviani decido di schiacciare un altro pulsantino che dice la faccio cifrata. Altri prodotti, come anche lo sciocco WhatsApp che usiamo quasi tutti, altri prodotti fanno già crittografato qualunque comunicazione io vado a fare. Quindi non soffermiamoci tanto sulla crittografia, quanto ma sul potere di poter spegnere alcuni canali di comunicazione, o perlomeno questo è il mio punto di vista. Ottaviani, però tutto questo, e anche dalle parole che abbiamo sentito nell'intervista prima di Tucker Carlson, alimentano tutto un mondo complottista, come le possiamo definire così, no? Già in molti vedono in Durov un nuovo Edward Snowden, una nuova figura che possa rappresentare, diciamo, tutto il mondo in cui gli stati hanno un ruolo, ma un ruolo diciamo, in cui la verità deve prevalere su tutto quanto. E ribadisco, entriamo in un temone che non ci vuole una puntata di Omnibus per definirlo, ma è un discorso, diciamo, enorme. È quel tipo di figura Pavel Durov? Allora, anzitutto eviterò di tediare i telespettatori dicendo quello che pensi di Edward Snowden, però c'è un tema nel temone, se mi permettete, che è importante. In una logica di guerra non lineare, che è quella che applica la Russia e che ha applicato benissimo su Telegram e sui nostri social, si usa la libertà di informazione, che per noi è sacrosanta e inviolabile ed è giusto che sia così, come un terreno di battaglia. Quindi si inquina il campo di battaglia con fake news, con teorie complottive, per confondere prima e sovvertire poi le società occidentali, che a questa guerra non lineare non sono abituate. Interessante, questa guerra non lineare viene portata avanti da paesi come la Russia, ma che se l'è inventata, ma non solo, dove internet è molto più controllato rispetto all'Europa e dove chiaramente non c'è la libertà di espressione che usiamo noi. Quindi la libertà di espressione è un ventre molle in cui colpire purtroppo
qui in Italia, viste le simpatie filorusse che spuntano da ogni dove, è, come dire, particolarmente considerata ancora più penetrabile rispetto ad altri paesi. Però ecco, il tema è questo. Oltretutto io permetterei di fare anche una piccola nota, no, a margine: libertà d'espressione inviolabile, sacrosanta, dobbiamo essere tutti pronti a lottare per poterla mantenere, però la libertà di espressione è regolata dalle leggi del codice civile, dalle leggi del codice penale. Non è la libertà di dire quello che voglio, è la libertà di dire quello che voglio in uno Stato che è uno Stato di diritto, che è una cosa un po' diversa. Se io mi metto a diffamare adesso uno degli ospiti in studio o chiunque altro senza prove e dicendo cose false sul suo conto, faccio un esempio piccolissimo, non è libertà di espressione, è diffamazione. Ed è esempio più banale che mi viene in mente, ma riguarda anche tutto quello che gli inglesi, io in questo momento mi trovo a Londra, quindi ispirata, chiamo the defense of the realm, la difesa del reame, la difesa dello Stato. E in uno Stato di diritto si deve tenere conto del fatto che la libertà di espressione è sacra, inviolabile, va sostenuta, bisogna combattere chi ce la vuole togliere, ma bisogna anche capire che qualcuno ce la vuole togliere con mezzi sempre più subdoli. E Pavel Durov, con la sua attività, ha aiutato e non poco il governo di Mosca, che ha questo come obiettivo. In questo la posizione dell'Europa comincia a essere una posizione forte, no? Basta vedere anche la reazione appunto di Elon Musk all'Europa, al fatto di avere comunque delle leggi e di proteggere dei diritti in un web, come dicevi tu, anche senza regole, Marta. Sicuramente, tra l'altro, non sarà sicuramente sfuggita a Matteo Flora, c'è un tweet di Elon Musk di questa notte dove si dice favorevole all'approvazione in California di una legge che deve proprio regolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Io credo che Musk stia, visto che non è uno stupido, stia capendo che gli sta franando il terreno sotto i piedi. Twitter è un social più pericoloso di Telegram per quanto riguarda proprio il sobillare le opinioni pubbliche internazionali. Il signor Musk ha dei problemi con l'Europa, perché l'Europa ha varato una cosa che si chiama DSA, Digital Service Act, che è una appunto dove sostanzialmente le piattaforme vengono chiamate a rispondere delle proprie responsabilità, cosa che non hanno fatto fino a questo momento. C'è un tema importante: i proprietari di queste piattaforme sono diventati un oligopolio sovranazionale. Bisogna trovare il modo di dialogare con i proprietari di queste piattaforme. I proprietari di queste piattaforme devono capire che non possono fare quello che vogliono con i nostri dati e con le nostre vite. La cosa più importante, sono certa che Matteo Flora sia d'accordo con me, è l'educazione digitale fin dalle scuole. Io mi trovo in Gran Bretagna, dove il Premier Starmer sta cercando proprio di avviare un percorso educativo di questo tipo. Spero che possa avere successo. Per una generazione nativa digitale, insomma. Se problemi ne ha Musk, problemi ne ha anche Macron, perché vi do un'agenzia che la France Insoumise presenterà alla presidenza dell'Assemblea Nazionale una mozione di licenziamento, definita così, contro Emmanuel Macron. L'ha annunciato su X il leader del movimento Jean-Luc Mélenchon, dopo che il Presidente della Repubblica ha rifiutato di nominare Lucie Matignon-Casté la candidata della sinistra unita. L'ex senatore socialista ha anche promesso la censura in caso di formazione di un governo di destra. Vado a Federica Fantozzi, ci eravamo messi un po' da parte. Insomma, in Francia per la formazione del governo lo sapevamo, sì, insomma, dopo le elezioni non sarebbe stato facile. C'è il tentativo da parte di Macron per la sinistra, che si è presentata unita, con la trazione però di Jean-Luc Mélenchon, in qualche modo cercare di trovare questa agenzia... un governo di larga coalizione, come l'abbiamo chiamata. Questa mozione di destituzione in realtà comunque era ampiamente annunciata, però no, i socialisti su questo non sono tutti d'accordo e non credo che avrà un grande futuro. Non c'è dubbio che Macron, che ha vinto il primo tempo della sua partita, no, quella quando ha sciolto l'Assemblea Nazionale, adesso si sta giocando il secondo, che è tutto da vedere. Sarina Biraghi su questo e poi chiudo con Matteo Flora per un'istruzione diciamo per l'uso. Diciamo che sono finiti i fasti delle Olimpiadi, quindi c'è stato un tempo per riflettere da parte di tutta la compagine politica francese, e quindi effettivamente adesso Macron deve dare, come dire, conseguenza alle azioni che aveva intrapreso. Lo scioglimento dell'Assemblea non è stato
un gesto semplice, diciamo così, e privo di conseguenze. Come sappiamo bene che Macron non gode di grande consenso ancora in questo momento, per cui è difficile che ci sarà questa censura, ma certo è che formare un governo non sarà facile per lui. Matteo Flora, istruzioni per l'uso per tutti quelli che hanno scaricato Telegram sul proprio telefonino. Che cosa gli diciamo? Di non preoccuparsi, c'è una frase che continuano a prendermi in giro chiamando la congettura Flora, che dice che i problemi online non sono né la riservatezza, né la privacy, né il free speech, ma è il modello di ricavi per sostenerlo. Cioè, il problema di queste piattaforme non è se abilitano o non abilitano, perché devono sopravvivere. Per sopravvivere hanno bisogno di economicamente sostentarsi, seguendo i soldi. Tante volte saltano fuori degli altarini che avremmo voluto non vedere mai, e questo è il problema reale. Grazie a Matteo Flora e ringrazio Marta Ottaviani, ringrazio Sarina Biraghi e Federica Fantozzi. Adesso la linea va a Marco Piccaluga e a Coffee Break. Noi ci rivediamo sempre domani mattina alle 8. Grazie e buona giornata a tutti.